tutti restano sorpresi del fenomeno e lo considerano un caso incredibile e addirittura impossibile. Udite. È morto il povero Piero. No, non è possibile. È così? Non ci posso credere. Anch'io da sicuro non riesco a convincermi. Parlo della morte d'altri perché in fondo l'idea di parlare di un fenomeno che non lo riguarda personalmente. Ci ha lasciati per sempre. Immagina evidentemente che loro resteranno per sempre a questo mondo, senza il povero Piero. Conserveremo eterno il culto della sua venerata memoria. Come se lei dovesse vivere in eterno per conservare eterno il culto della sua venerata memoria. In casa del morto si vedono persone stupefatte, come se fosse avvenuto un caso stranissimo. Si pronunciano frasi insensate. No, ditemi che non è vero! L'idea dominante è che qualcuno dei parenti possa morire di dolore, addirittura suicidarsi. Tieni d'occhio la suocera, che non commetta qualche sciocchezza. Guardate che non abbia armi nascoste. Ma che armi? Ha sempre avuto una paura del diavolo delle armi. A me fa paura quel suo aspetto. Non è inebetito. È il suo aspetto normale. Sembra che non capisca. La cosa non ha nessun rapporto con l'evento luttuoso. No, non sono affatto tranquilla. Sarebbe capace di buttarsi dalla finestra. Ma se non è neanche capace di arrampicarsi sul davanzale. Non dire la testa a uno, si potrebbe rompere. Beh già, il muro. Non commenta una pazzia. Ma mi lasci, non ci penso nemmeno. Indipendentemente dall'abbandonarsi ad atti disperati, vediamo cosa accadrebbe se davvero ai superstiti capitasse di dover morire di dolore. Io non resisto. Nemmeno io. Ma tu. Ma tu che c'entri? Tu sei la donna di servizio. Voglio morire anch'io. Ok, voi direte che è esagerato supporre che tutti muoiano, anche perché per uno di questi morti ci sarebbe un altro cospicuo mazzo. E in me che non si dica, l'intero mondo finirebbe. Allora, riserviamo questa morte al minimo numero di persone che più amavano il defunto. Addirittura una sola. Per la morte del povero Piero muore di dolore soltanto la vedova. Bene, per la stessa ragione, la morte di Teresa fa morire di dolore una sola persona. La madre. Ed ecco che la morte della signora Ione provoca il decesso per dolore di suo figlio. Ma tu che c'entri? Sei la donna di servizio. Ho detto che voglio morire anch'io. Anche in questo caso la serie dei decessi per dolore non si fermerebbe. Infatti anche per l'ultimo dei tre passati ci sarebbe una persona che morirebbe di dolore e questa ne avrebbe un'altra e l'altra un'altra e così più lentamente ma non meno sicuramente la morte del povero Piero porterebbe alla completa estinzione dell'intera umanità. Signori, prego, possono resuscitare. È assolutamente certo, però bisogna dire che per ognuno c'è una sola persona al mondo la cui morte rappresenterà la fine della propria vita. La madre. No. La moglie. No. Cognato? No, anche. La donna di servizio? Ma tanto meno. E chi allora? Ma se stesso! Tuttavia si reclama dai parenti del defunto un'immediata fortezza d'animo e quello che assolutamente gli estranei non possono vedere è una lacrima. Signora Teresa, prego, vuoi favorire per favore? Oh, eccomi. Lei ha perso suo marito? Purtroppo, da pochi minuti. Signora, io le faccio le mie più vive condoglianze. Grazie. Signora, vuol piangere per favore? Volentieri. No! No! Su, non fare così! Asciugati gli occhi, via! Che cosa sono queste lacrime? Dimentichi quello che mi avevi promesso. Ci risiamo da capo, ti ho detto che non voglio vederti piangere. Ma perché? È morto da pochi minuti il marito ed è giusto se piange. Invece gli altri non vogliono assolutamente vedere che piange. Signora Teresa? Dica! Venga qui per un momento. Ha detto che anche in questo caso questi si erano soddisfatti. Signora, vuoi smettere di piangere, per favore? Volentieri.
visto la signora? Che contegno cinico, non versa una lacrima, almeno finge il suo corpo. Teresa, non farti vedere così indifferente. Cerca di piangere almeno un po', fai uno sforzo. L'assenza di lacrime, a volte, fonte di preoccupazione per gli estranei. Quello che a me fa paura è il fatto che Teresa non piange. Si sfogasse un po' dopo, starebbe meglio. Lo so, invece lì annichilito dal dolore. Parenti e amici dicono frasi prive di senso comune. Chi avrei mai potuto immaginare una cosa simile? Scusi, signora, se mi prometto nel suo discorso, ma mi dica, forse il povero Piero era un tipo anormale? Normalissimo. E allora perché lei non avrebbe mai immaginato che un giorno gli sarebbe successo quello che prima o poi succede a tutti? Morire. Intanto la casa si riempie di visitatori. E strilli! Abbracci! Sguardi e sospiri con sguardo rivolto verso il cielo. Baci tra persone che non si conoscono. Scusi, lei è un parente? No, sono l'impiegato delle pompe funebri. Intorno al morto c'è un grande fervore di vita. La casa non è mai stata così affollata in movimento. In una stanza tutti stanno seduti, in un'altra vanno su, giù. In cucina alcune volenterose preparano caffè su caffè per sostenere un po' i superstiti. Ad ogni momento della giornata postini portano telegrammi su telegrammi. Sì, la notizia dello stranissimo caso è volata lontano. E parenti e amici telegrafano per trasmettere insieme al loro dolore. Ma sono matti! La sorpresa sarebbe logica se avessero ricevuto la notizia che l'amico non morirà mai più per l'eternità. Solo allora sarebbero appropriate quelle frasi che si pronunciano in occasione di una morte. Non l'avrei mai creduto. Chi poteva immaginarlo? È assurdo! Mi sembra impossibile! Se un pece intanto, tra i visitatori attoniti e i parenti disperati, un vago, non confessato, nascosto senso di benessere fisico per il fatto di sentirsi ancora vivi, come se fosse scoppiata una granata in mezzo alla brigata. Disperazione per la sorte del colpito, ma la capitale è più dura, eh? E chi non ha mangiato, chi non ha dormito, chi secondo l'esortazione degli estranei espressa a bassa voce dovrebbe buttarsi un po' sul letto. Insomma, uno spettacolo sbalordimento. Tanto il morto ha capito la situazione e si è messo l'anima in pace. È l'unico che ora sa che è la propria parte. È morto da poche ore, ma già appare tantissime di queste cose, eh? Tra i fiori e le candele, disteso sul letto, vestito nel suo abito migliore, ha già assunto quell'aspetto caratteristico, quella freddezza, quel pallore, quell'immobilità che lo caratterizza. Intorno a lui i vivi rivelano un'impreparazione deplorevole. Del morto nessuna sorpresa. Si direbbe che in vita non abbia mai fatto altro che morire. Ma bravo, bravo! Ha lasciato detto che si dia la notizia a esempio avvenute, eh? E nient'altro.
Cos'altro doveva dire? Dico, non ha lasciato altro. Nient'altro. Come, come? Uno muore e non lascia niente. Ma c'è qualche piccolo legato insignificante. Cioè? Consigli, raccomandazioni, buone parole per te, saluti per tutti. Grazie tante, ma i quadrini? Niente. Certo che è stato proprio imprevidente a ridursi senza una lira. Ah, no, io invece direi che è stato molto previdente a spendere tutto mentre è ancora in vita. Sì, se fosse stato lui, volontariamente a ridursi così. Ma ce l'hanno ridotto gli altri. Tutti hanno qualcosa da pretendere e nessuno dà. E i soldi per il funerale? Quelli sono in una busta a parte. Ah, meno male. Povero marito mio, non ha mai chiesto niente a nessuno e nessuno ha mai fatto niente per lui. Teresa, ma chi è che fa qualcosa per gli altri in questo mondo? C'è qualcuno che ha mai fatto qualcosa per me? Ed è per questo che Piero ha voluto che si dia la notizia delle sue avvenute. E ha fatto bene, non vuole nessuno! No, ditemi che non è vero! Perché Piero, perché te ne sei voluto andare? Teresa, non fare la bambina. Se vuoi così ti sentiranno tutti e sapranno la notizia subito. Va bene. Nella febbrile vita moderna non c'è tempo da dedicare alla commozione. Si va, ci si commuove in fretta e via. La vita ci reclama con i suoi doveri, la vita urge. Io mi sono già commosso. E tu ti sei commossa? Mi sto ancora commuovendo. Ah, e non hai ancora finito? Vorrei commuovermi un altro po'. E io non posso permettermi questi lussi. Io devo pensare alle cose pratiche, anche in relazione al rito doloroso. La vita non consente soste. Un saluto a chi cade e via. Angelica! Angelica! Giovanni! Ma perché piangi tu? C'entri qualcosa con la famiglia? Ma perché è morto il signor Piero? Ah, sei molto gentile. Ma ti dispensiamo da queste manifestazioni di solidarietà non richieste. No, Luigi! Mamma mia, urto i nervi questa cretina con i suoi piani. Ma poverina, è affezionata! Ma quale affezionata? In questa casa da pochi giorni, figuriamoci che affetto! Ma che fastidio ti dà? Se la sentono piangere, sospetteranno tutti che Piero è morto. Come si fa a tenere la cosa nascosta se c'è una che va in giro e piange come una fontana? Capirei fosse una parente o una di quelle donne di servizio che sono da anni in una casa. Ma Luigi, tu devi capire questa gente semplice. Per loro un decesso senza lacrime, anche se non estraneo, sarebbe un'offesa. Per loro una questione di buona educazione. E bisogna farmi capire che non è così. Sradicarle questi falsi pregiudizi della mente. Dirle che è dispensata da piangere. Anzi, che ci farà un segnalato piacere. Se ci aspetta da queste manifestazioni di cordoglio non richieste. Siamo intesi? Sì. E dai, smetti di piangere invece della portinaia. Dille di salire un momento. Hai capito? Sì. E non dire che è morto il signor Piero. Perché vuoi la portinaia? Per non far sedere molto Piero. Ah, certo. Se cominci con dirlo a lei, siamo freschi. Datemi retta. Non è così che si occulta la presenza di un cadavere. Signora Rita Bella, lo so. Nei suoi romanzi polizieschi si usano altri sistemi, Magari si brucia il cadavere, Ma qua non siamo in un romanzo poliziesco. E alla portinaia bisogna dirlo. Tra l'altro, lei vedrà le esempi. E quindi almeno lei è possibile dirlo e siete venute. La sua pubblicità ci è necessaria. E piange. Signore, ecco! Ma perché piangi? Tu non c'entri! È poverina, è affezionata. Ma che affezionata! È una rompiscatole, smetti di piangere un video schiaffo! Così almeno piangerà per lo schiaffo. La licenzio! Così piangerà per il licenziamento e andrà in giro a raccontare a tutti i perfetti. E così non possiamo far niente, ci tiene in pugno. La possiamo licenziare, ma ad esempio è venuta. Su, cara, asciugati gli occhi, che volevi dirci? C'è la portinaia! Buongiorno, sentite, cara. Dobbiamo comunicarvi una brutta notizia. Il signor Piero se n'è andato. Ha capito? Il signor Piero ci ha lasciati. Ma forse è sorda. Il signor Piero è morto! È morto! È morto! Mamma! Se strilli così ti sentiranno tutti! Sì, tutti tranne lei, eh! Il signor
Certo, ma avevo già capito prima. Solo che la cosa non mi fa né caldo né freddo. Ne ho viste tante io. Ma voi sapete quanti inquilini ci sono in questo palazzo? 100? 200? Boh! Un giorno ne nasce uno, l'altro giorno ne muore un altro. Io tutto quello che posso fare è scendere di sotto e chiudere mezzo il portone per il signor Piero. Vado. No, no, no! Dove andate? Non dovete chiudere proprio niente. È proprio per questo che vi abbiamo chiamato. Il signor Piero ha lasciato detto che si dia la notizia a esegue avvenute. Perciò nessun segno e non dite niente a nessuno. Ma io non dico niente a nessuno. Perfetto. E non scendo neanche di sotto a chiudere mezzo il portone. Perché? Un pochino mi dispiace. Perché per il signor Piero l'avrei fatto proprio tanto volentieri. Comunque, se il suo volere era questo, non discuto. Ma si vedranno i funerali? Si vedrà il funerale, ma non si deve sapere, mi raccomando. Va bene. Per conto mio, state tranquilli. Arrivederci. Grazie. Vabbè, bisogna andare a parenti. Non vuole nessuno! Ah, le pompe funebri le ho già capite io. Anche le pompe funebri? Ma certo, mamma, mica le potevamo chiamare esempio avvenute, no? Ma figuriamoci, ma sono in contatto con i compagnisti, con agenzie di pubblicità. Sono organizzazioni tentacolari. Un minuto dopo la telefonata lo sapranno tutti e piomberanno tutti qui come le cavallette. E per questo ho ritenuto necessario telefonarli subito, avvertendo di non far sapere niente ad altri. Ho paura che per non far sapere niente a nessuno finiremo col dirlo a tutti. Ma questa gente dovevamo chiamarla purtroppo, Ma almeno non che loro che per un defunto. Gli ho detto che era per una festa da ballo. Cosa? Ma certo che quelli delle pompe funebri li chiamino per il tuo brutto, no? Hai mai visto qualcuno delle pompe funebri in altre circostanze? No. Vabbè, potevi dir loro che era per un moribondo, il quale, in vista del proprio eventuale decesso, voleva prendere accordi per il trasporto funebre, così per non essere colto alla sprovvista. Vabbè, fammi il piacere, mamma, ti dico che mi sono raccomandato di usare la massima discrezione. Guardate quello sbiancino, è un uomo solo. E deve essere lui. Comunque, vai via, 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 via. Fate entrare! Soltanto prestazioni ultimate! Ma che cosa da ridere? Mi scusi se sorrido, lo faccio finché eventuali testimoni non accorrenti dell'avvenimento che ha costituito oggetto della nostra conversazione telefonica e che non devono essere messi a parte, visto il desiderio espresso dal protagonista dell'avvenimento stesso, prima che questo si manifestasse. Come da ridetto, non sospettino che in questa casa c'è quanto si desidera. Momentaneamente. Ma lei è cretino, in questa casa lo sanno tutti. Tanto meglio. Ciò limita il campo delle nostre precauzioni, ecco. Intanto, non possiamo sapere se tutti sanno o non sanno. E siccome qui tutti sanno, mi permette di assumere un'espressione triste, più consona alle circostanze. Particolarmente oggi mi è penoso sorridere. Proprio questa mattina io ho avuto un lutto. Mi dispiace, mi scusi per il cretino di prima. Anche se non le nascondo che mi fa una curiosa impressione il fatto che anche lei... Ma, e se non sono indiscreto, chi è che... Mia moglie! La compagna della mia vita! Mi dispiace, le faccio le mie condoglianze. Grazie, anche io lei mi scusi. Sì, vabbè, grazie, si faccia coraggio, Anche lei! Sì, grazie, deve reagire, Anche lei! E basta adesso! Parliamo un po' del funerale del mio cognato. Con piacere, sì, no, volevo dire, con dispiacere. Sì, volevo dire, lasci stare al comprendo. Teresa, mamma! C'è qui l'amico delle pompe funebri, vogliamo decidere da farsi. Fate voi, io non sono capace di niente, sono ridotta allo straccio. No, non credo, povera Teresa, dovresti mangiare qualcosa. Non mi va niente. Ma così ti ucciderai. Ma le sincero. E lo vede, è da ieri che digiuno e non vuol prendere niente, Forse anche lei dovrebbe mangiare qualcosa, poco.
niente. Da ieri non tocco cibo. Ma così succederà? Lo volesse il cielo! Ma lei che c'entra? Quello che mi raccomando è che sia rispettata la volontà del mio povero marito. Che la cosa non si sappia che ad esegue avvenute. Stia tranquilla, si farà tutto con la massima discrezione. Piuttosto loro, la portinaia è avvertita di non dire niente a nessuno. Nessuno. Il mio povero marito ha parlato chiaro. Non vuole nessuno. E la sua volontà è sacra. È più che giusto, signora. Il feretro? Ah, il più ricco possibile, eh? Anche il carro. Non voglio badare a spese. Povero marito mio. Sei cavalli? Non è possibile di più. Ma signora, basta. Scusa Teresa, ma non ti sembra che siano troppi 6 cavalli? In fondo ne basterebbero 4, 2, a stretto rigore perfino 1 per quello che pensava il povero Piero. 6 cavalli! Ma manco ci fosse da portare un reggimento! 6 cavalli! La capisco, signora. Anch'io, se potessi offrire a mia moglie un funerale di lusso. Purtroppo sono un modesto impiegato dell'agenzia. E non mi posso permettere certi lusse. Ma le strepa di mora hanno già qualche cosa? No, eh. Immagino che non vorranno che il marmista venga qui, sempre per non dare nell'occhio. Scusi, sa, ma quando lei mi guarda così, io provo una sensazione strana. Mi sembra quasi che lei mi guardi con simpatia, quasi con ammirazione, e che pensi di me. Che bel morto sarebbe. Ma le pare, non mi permetterei mai. Ecco, vede, sotto il suo sguardo, io mi sento un po' imbarazzata per il fatto di essere viva. Come se, data la sua professione, io la defraudassi di qualcosa. Mamma, fammi il piacere, cosa stai dicendo? La scusi, mia madre è un po' arterosclerotica. Comunque, lei stava dicendo qualcosa a proposito della tomba, no? Se non sbaglio. Sì, se credono, potrei accompagnarli dal barbista per vedere qualcosa in occasione. Sì. Mi sembra una buona idea. Andate, andate pure. Mi farà anche bene prendere una boccata d'aria. Tanto per quel che c'è da fare qui. Andiamo, e mi raccomando, che nessuno sappia né sospetti niente. Stai tranquillo. Riverisco. Povero Piero. Oddio. Ferme. Vado a vedere dallo spioncino. E De Magisti? Con una signorina. Paolo De Magisti. E chi è De Magisti? È un amico del povero Piero, un rompiscatole, ma non è mai venuto in casa nostra. Avrà saputo e viene per le condoglianze. Ma non credo. Chi avrebbe potuto dirglielo? Eppure qui, e non era mai venuto. Che vuol dire? Sapeva che il povero Piero era malato? E per forza, sono stati insieme in clinica. Che faccia aveva? La sua. Sì, ma allegra, triste. È piuttosto allegra. Allora non sa. No, però era un'allegria un po' forzata. Allora sa. E però hanno dei fiori. Allora sa. Fiori d'arancio. Allora non sa. Chi lo sa? Digli che non c'è nessuno. Anzi, non aprire per niente, crederà che siamo partiti. Si va presto a dire non lo voglio ricevere. Invece, secondo me, tu lo dovresti ricevere. Per carità, conosce tutti i nostri conoscenti. Se sospetta qualcosa, tra mezz'ora tutti lo sapranno. Ma proprio per questo lo devi ricevere. I casi sono due. O sa o non sa. Se non sa, noi non glielo faremo capire. Ma se sa, gli devi chiedere di non dire niente a nessuno. E per far questo, lo devi ricevere. Accidente a questo seccatore, ha sempre scombinato le cose nostre. Piero non voleva far sapere che era in clinica e lui capitò nella stessa clinica con la stessa malattia. No, non voglio assolutamente vederlo, non si apre la porta, eh. Crederà che non c'è nessuno e se ne andrà. Oh, non fatevi sentire. Come vuoi. Che succede? Oh, mi scappo lo sterruto. Ma tieniti! Ma neppure possiamo mostrarci troppo allegre. Forse sa e non sarebbe bello. Aspettiamo che sia lui a parlare.
bisogna nascondere le cattive notizie. Per questo sono venuto ad annunciare la terale notizia, visto che nessuno la sa ancora. Quale? Fatemi le condoglianze. Mi sposo! E questa è la vittima! Signore, vi presento Lola! Condoglianze e volevo dire felicitazioni! Ma che bella moglie! Ci sposiamo davanti così! Così, all'improvviso! No, 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 vedete, signora, è una storia un po' curiosa. Quando è venuta a questo Piero, lo sa, io dissi a me stesso, se volisco, prometto di sposare Lola. Avevate fatto un voto? Esatto, sono guarito e vado meglio! E abbiamo anche un bel maschietto di 3 anni! Oh, ma bravi! Avete fatto presto! Sono cose più che naturali? Un parto prematuro? No. Signora, è una storia un po' curiosa. Vede, io tempo fa mi ruppi una gamba, volevano amputarmela. Io dissi a me stesso, se non me la tagliano, prometto di adottare un bambino. La gamba, guardi, e quindi adottare il bambino, capirà? Mi serviva. E che segno doveva fare di un bambino? No, il bambino, signora, la gamba, mi serviva la gamba. Lo credo bene. No, lei non immagina in modo particolare il motivo proprio per cui mi serviva la gamba. Prova a terminare. Oh, beh, aspetti, sa. Sì. Andiamo un po', lei? Fa il ballerino? Sì, faccio la danza del ventre. Ma no, signora. Vede, è una storia un po' curiosa. Tempo fa, vede, io viaggiavo per mare. Sì, se la rana stava per affondare, allora io dissi a me stesso, se mi salvo, prometto di fare ogni giorno 10 km a piedi. Capirà che senza la gamba. Ma ogni giorno fa questa maratona? Io, non più adesso, da qualche tempo. Lo sa perché, cioè, vedete, è una storia un po' curiosa. Esatto, cioè, il bambino si ammalò. Sì, allora io dissi a me stesso, se guarisce il bambino, io faccio ogni giorno, rinuncio proprio alla mia passeggiata quotidiana. Il bambino guarì, però adesso comunque, se tutto va bene, voglio riprendere le mie passeggiate. E come può farlo? E come posso farlo? Vede, è una storia un po'... se va a buon fine questa faccenda del matrimonio, ho deciso che riprenderò, farò ogni giorno 2 chilometri a piedi. Benissimo, comunque adesso passa così. Signora Teresa, prima di esporre lo scopo proprio della nostra visita, volevo chiedere un... posso farle una domanda, signora Teresa? Sì. Piero, come sta? La verità, proprio la verità? La sincera verità. Non si può lamentare. Benissimo, ho piacere, l'essenziale è che non peggiori. Questo è escluso. Ci volevano fare tirare le cuoia a noi in clinica, però per fortuna siamo usciti in piedi. Piero, più morto che vivo. Che fa in questo momento il nostro caro Piero? Benissimo, lo lasci riposare. Riposi in pace. Volevo dire, certo. Lo sa, per la colline ci vuole pace e riposo, pace e proteine, pizza e proteine, una ricetta praticamente una cura americana. I medici lo sapevano in clinica, però avevano dimenticato che cosa fosse la seconda P. Le proteine? Precisamente, cioè sapevano che la prima P era la pace e la seconda P si riferiva all'alimentazione. Così ogni giorno provavano e facevano pace e provolone, pace e prosciutto, pace e pomodori, pace e pasta asciutta. A ogni esperimento moriva qualcuno. Pace mi servo! Pace e polenta! Pace e porchetta! Lo sapete la porchetta? Sì, quella che viene fatta al forno bella piena di pepe, sì! La fanno soprattutto nei castelli romani, perché mette sete e gli osti ci fanno affari d'oro. Viene cotta con tutta la pelle, che è la parte migliore, e anche se è un po' dura, è così croccante, si fa rosolare bene. E per farla rosolare bene, si prende un grosso bastone di legno,
si ficca nella bocca e si fa uscire dall'altra parte. E certo, darà un po' fastidio. Che cosa? Questo bastone. Ma il bastone va ficcato nella porchetta. Non dei malati. Ecco te, belli signori. Piange? Sì, stava pelando certe cipolle. E ce l'ho detto per così poco. Cipolle! Cipolle! In questa casa si mangiano cipolle! Spero che non le facciate mangiare anche al povero Piero, No, sia tranquillo! Come sta adesso il povero Piero? Anche un bicchiere d'acqua potrebbe mandare giù. Allora, mi ho preoccupato! Lei sta poco male, Piero! No, le l'abbiamo detto! Ha soltanto chiuso gli occhi per un riposino! Una sigaretta? Ah, grazie! Grazie, ce l'avrebbe da darmela? Mi dispiace, no, non fumo. Ma come? Sei sempre fumato? Ma fumavo fino a un'ora fa, adesso non fumo più. Non me l'hai detto che ti sei tolto il vizio? Non mi dica, è una storia un po' curiosa. Vedi, tempo fa sera avevo un dente che mi faceva passare le penne dell'inferno e io non avevo trovato il coraggio di strapparlo. Stamattina ho detto, se trovo il coraggio non fumo più. Quindi là, l'ho trovato. E così l'hai perduto? No, caro, l'ho trovato. Ma io l'ultimo il dente. E io il coraggio. Me lo sono tolto. Il dente? No, il vizio del fumo. Il vizio del fumo? Sì. E hai fatto bene a toglierlo. È perché se fumare da una parte non fa male, dall'altra. Ma perché? Fuma anche dall'altra. Ma vogliamo venire allo scopo della nostra vita? Giusto. Allora, prima di esporre lo scopo della nostra visita, volevo dire, signora, che i motivi per cui siamo qua sono tre. Il primo è invitarla al nostro ricevimento di nozze. Ah, grazie, ma credo proprio che non potremo partecipare. Domani ci siamo già impegnati in un'altra cerimonia. No, che mi offendo. Anzi, il secondo motivo per cui siamo qua è che sono venuto per rivolgere una preghiera a Piero. Grazie, ne ho tanto bisogno. Beh, io gliela faccio volentieri. Sono venuto a pregare Piero di farmi una testimonio. Ecco. No, questo sarà il più difficile. No, ma perché mi dice di no? Ma almeno potrò trovare qualcuno per rappresentarlo, no? Anche questo non sarà facile. No, che io mi offendo. Comunque, vabbè, insomma, il terzo motivo per cui noi siamo qua è che sono venuto a portarvi le bomboniere di nozze. Ecco. Questa è per lei, signora Teresa, e questa è per Piero. Ma grazie, ma c'era anche una per tutti e due. No, ci teniamo a darne una per uno e una anche per la sua mamma. Ma non si incomodi. E una per suo fratello. Signora Teresa, ci dirà un operaio che vuole assolutamente entrare nella stanza dove... Sarà qui, signore, signor Piero. Sarà quel signore che viene per quei lavori. Digli di aspettare che congediamo il signore. Signora, mi creda, non è per scusa che io voglio di entrare, ma si è spezzato cavo di corrente di alta tensione e crea sto mente in pericolo vita di passanti. Oddio, ci mancava anche questa. Ma che c'è in la stanza di mio marito? Ma fuori c'è già Nico Ferraio su scala portatile, ma il lavoro ti ripara, non è possibile da solo, ci vuole altro operaio dalla finestra di quella stanza. Oh, santo cielo, ma come si fa? Come si fa? Senti solo di lì in quella stanza! Oh, signora, non fare di storie, io non vado, io passo un momento di stanza ed esco di finestra, se c'è disordine io lo vedo. Che sta dormendo. Oh, tranquilla, non si sveglia, io faccio pianissimo. No, ha un sonno leggerissimo. No, non si preoccupa. Può farmi entrare? L'ho tolto. Che cosa? Il disordine. Scusate un momento, venga. Non ti guardi.
Lola! Che c'è, Paolo? Ho paura che non potrò sposarti più, Lola. Perché? Ti ricordi che avevo fatto una promessa? Se fossi guarito... mi avresti sposato. Sei guarito? Non sono guarito. E ma dici adesso? Adesso me la colpo! Ma non ti sperare! Io non è che tu non mi possa più sposare! E sei solo dispensato dall'osservanza di voto! Ma questo non significa che tu non mi possa più sposare! Anzi, anticipando l'esecuzione della promessa, dimostri di avere fede! Esco, non morisco, eh! E se non morisco, tu lo sai, mi è passata la festa! Ma tanto meglio! Invece di stare io a mercanteggiare col cielo, dimostri di essere più signore tu! Non hai ottenuto quello che volevi? Ebbene, hai mantenuto lo stesso quello che avevi promesso! Sì, è una soddisfazione relativa! Io sto male! Non avrei dovuto bere sto tè qua! Ai, Lola, devo andare in bagno! Vai! No, mi vergogno, lo sai che non sono in confidenza, non ci volevano, proprio alla vicina delle nozze. Sciocchino, ma che significa? Mancano ancora un po' di ore. Hai tutto il tempo per liberarti. Non è questo, è uno che sta per coronare il proprio sogno d'amore. Ma che significa? E tante volte è proprio l'emozione che... Avanti. Non ti preoccupare. Glielo dico io alla signora. No, non mi vergogno. Fai una cosa. Dammi la bella stiropiede e le gaffe che hai lì. Ma perché in questa cosa per andare in bagno bisogna fare domanda scritta? Non mi sta bene, lo smicere. Tieni, non ti alzerare. Dammi sta bene. Ecco. Ma cosa stai guardando? Ma sì, ti sei battuto tutta la vita di chiodo. Sì, ma è questo il modo di maneggiare una bella stilografica? L'ho fatta apposta. Avanti. A seconda, mica stavo per tornare. Dai, a seconda. Oh, cari amici, scusatemi, ma siete capitati in una giornata piena di complicazioni. Immagini, signora, piuttosto. Questo sciocchino di Paolo voleva scrivere una cartolina e si è macchiato tutte le dita di chiostro e adesso non ha il coraggio di dire che vorrebbe andare alle basse. Ma che significa? Ma lui non è mica un gatto che se le lava con la lingua. Intendevo dire, ma non ce l'ha la lingua per chiederci di andare a lavarsi le mani. Paolo ha paura di disturbare. No, ma figuriamoci di cosa tutto questo disturbo. Angelica! Accompagna il signore nel bagno. Che altro succede? Non si può perché... C'è il disordine! Ma anche nel bagno? Hai portato il disordine nel bagno? Sì, per forza! E come hai fatto? Mi sono caricato sulle spalle! Misericordia, adesso come si fa? Il signore deve lavarsi le mani! Ci penso io! Ma dove va? Ma dove tu? Ma dove va quella benedetta ragazza? Fermatevi, non mi dice che sia un Dio! Sia calmo, mi sembra che tu sia un per ragione di essere. Ma forse la ragazza è andata a togliere il disordine dal bagno? È proprio quello che temo, mio Dio! No, tranquilli, è più giudiziosa di quanto crediamo. Sta tornando con una bacinella d'acqua. Ha portato anche la pomice. Quanto disturbo! Faccia come se stesse caduta. Avrebbe finito andare in bagno, come fanno tutti. Anche in questo caso, in casa mia, ecco, come fanno tutti. La capisco, sa, ma col disordine che c'è? Se lo vedesse, si metterebbe le mani nei capelli. Si lasperebbe. Si lavi pure. Aspetta, signora, si figuri se faccio a queste cose. No. Se faccio a caso a queste circostanze simili. Io allora lo esigo. Lo prego. Io devo andare in bagno, lasciatemi andare. La prego. Ma non è possibile. Assicura di sé. Ma non è possibile andarci. E mi occupo. Sono abbassata, sfondata la porta! Mamma mia! Angelica! Ma dove sono ficcata questa benedetta ragazza? Ho visto nel disordine, io la faccio! Avevo già stato un discorso! Ora, signore, può andare in bagno! Mi ha tolto! Ma che cosa? Il disordine! Vada! Grazie!
hai messo? Cosa? Il disordine! L'ho riportato nella camera da letto! Accidenti, come sei forte! Al mio paese portavamo delle fascine di quintali sulla testa. L'hai portato sulla testa? Ma no, l'ho portato sulle spalle, dicevo per dire. E l'operaio l'ha visto? No, lavorava fuori dalla finestra. Si è lodato il cielo? E quando dovrà rientrare lo vedrà? L'ho coperto come se dormisse. Brava, brava! Però adesso basta col portato avanti e indietro! Ma non si preoccupi, che non sono mica stanca! Al mio paese su fascine le portavamo per dei chilometri e chilometri! Sì, ma questa è un'altra cosa! Povero Piero, non ha pace nemmeno adesso, sballottato da una parte all'altra! Ma il bagno e la camera da letto sono vicine! Non è una buona ragione! Fa male il cuore pensare che quella bell'anima sia sballottata qua e là. È tutto per rispettare la sua volontà. Anche questo è vero. Tutto questo scompiglio per la sua bella pretesa di dar la notizia dopo l'esempio. Chissà perché poi. È tanto bello fare le cose alla luce del sole come le fanno tutti. No, lui si doveva distinguere col farlo originale. Vai, Angelica, vai ad assicurarti che non si veda, perché se trasgredissimo la sua volontà, poi chi lo sente? Dio mi perdoni, stavo per dire chi lo sente, pignolo com'era. Mamma, è morto gli dei del pignolo. In senso buono, in fondo lo era. Sì, ma non bisogna dirlo, almeno i primi giorni. Signora! Che cosa succede? Signora, una cosa terribile! Una cosa... Oddio, oddio, mi fai venire un accidente. Voi due badate alla porta di casa. Parla. Non ho coraggio. Insomma, che è successo? Non c'è più. Chi? Il disordine. Ma vuoi dire il signor Piero? Sono andata a vedere se l'avevo coperto bene e non l'ho più trovato. Ma che dici, sei impazzita? Ma guarda bene, ti pare possibile? Lo assicuro, ho guardato benissimo. Ma non fare l'imbecille, dove l'avevi messo? Te l'ho detto, sul letto, coperto. E adesso? Non c'è più, scomparso. Hai guardato sotto il letto? È stata la prima cosa. Ma come ci andava? Non c'è, ma come ci andava? Ma l'avrei lasciato nel bagno. Ma l'avrò mica preso per un fazzoletto. Ma sei certa di essere sicura? Non è che tu l'hai lasciato nel corridoio? Le dico di no. Allora, prima l'ho portato nel bagno, poi quando sto signor di Magisti voleva assolutamente andare in bagno, l'ho riportato nella camera da letto e l'ho coperto. Ma non ti sarà cascato, benedetta ragazza, costante tutti i negati e portarsi i pesi sulla testa? Per carità, le dico di no, era sul letto, coperto, sono tornato, ho alzato le coperte. Ma non può essere, se n'è andato da solo, non può averlo portato via l'operaio, ma per quale motivo avrebbe dovuto farlo? Ma l'operaio se n'è andato via da un pezzo. E come se n'è andato? Con la scala che c'era fuori. Che si sia portato via la buon'anima. Santo cielo, vai a vedere fuori se ci sono ancora altri operai. Cerca di vedere se hanno sentito qualche cosa. Mamma, Clelia, potete venire un momento qui? Capita un fatto incredibile. Cioè? Non si trova più il povero Piero. Angelica l'aveva portato dal bagno alla camera da letto e adesso non c'è più. Ma che dici mai? Bisognerà pensare che l'avrà portato via l'operaio, che anche lui non c'è più. Ma perché mi chiede? E che ne so, se ne sentono tante. Ho mandato Angelica a cercare l'operaio. Ma non può essere stato lui. D'altronde non può mica essere volato in cielo, eh. Vabbè, però un caso del genere c'è del cadavere scomparso. E non rammenti come era scomparso? Ah, certo! Era stato disciolto in un liquido corrosivo che ne aveva completamente cancellato le tracce. Non può essere il caso nostro. Niente. Ma guardatevi tra i mobili. È stata la prima cosa. E allora non c'è che una spiegazione possibile. Angelica non dice la verità. Ma giuro! Ma non giurare, sai? Non si è mai visto per colpevole, giuri. E poi comunque il giuramento non costituisce una prova. Ma io non sono colpevole! Beh, questo è possibile, sai? Ma allora vuol dire che siamo in presenza di un caso di mitomania. È importante! C'è un caso del genere che fa perdere la ragione a tutto il compartimento di polizia di New York, proprio a causa della fantasia malata di una domestica. Clelia, ti supplico, lascia stare i libri gialli e vieni al buco.
Maria, che intendi dire? Ma che questa ragazza sbaglia! Forse per l'emozione o forse per l'abitudine a mentire, ella crede di aver portato un povero Piero nella stanza da letto e invece l'ha lasciato nel bagno. Misericordia! Nel bagno c'è dei magisti! Se si è trovato a contatto con il cadavere, gli sarà venuto un accidente! Oh, bisogna accertarsi! Tu intanto rimani a disposizione! Una disgrazia spaventosa!
Io non l'avevo nemmeno di visto perché era sotto di coperte. Mentre io lavoro fuori dalla finestra, filo elettrico mi scappa da pinze isolante e va a finire dentro di stanza. E lì precisamente, su di letto, corrente era stata tolta, ma si vede che per sbaglio di manovra di centrale, proprio in quel momento corrente è stata ridata. Un attimo solo, e ed è mio stato, e il signore che era su di letto ci è rimasto! No! Distacchito! Povera Piera! È passato da donne a morte, senza un lamento, proprio morte di giusto. Povero Mesto non ha sofferto. Ma povero Piero, voi, preso di paura, per intaccare la scoperta, ho nascosto di morto dentro di armadio. E sono scappato di finestra! Poveretti! Ma qui nessuno sa niente! Io che cercavo il povero Piero! Devono averlo ancora trovato, se non sa che strilli, povero! Oddio! Scappiamo prima che tornino! Mi succederà il grande Dio quando lo troveranno! Non possiamo abbandonare questa povera gente in un momento simile! Non ce la faccio! Abbiamo il dovere di aiutare questa povera gente, sono povere donne sole. Adesso è una cosa delle cose più urgenti che dobbiamo fare noi. Dobbiamo preparare la lista di partecipazione agli amici. Oh, allora, la prenda. Allora, cessato di vivere Piero da Venza, cittadino è... Ecco, devono venire tutti, così va bene. Allora, cessato di vivere Piero da Venza, cittadino integerrimo, lavoratore indefesso, sposo esemplare, e figlio... Lavorosissimo. Fratello... Discreto. Cugino... Soddisfacente. Guardato... Passabile, detestabile. Ma zio, tu benissimo. Mi succino. Senza particolare rilievo. Nipote, insieme. E pronipote. Bravo. Suocero, insuperabile. Amico. Pignolo, ecco. E poi impareggiabile avolo, bisavolo, arcavolo. A cui posteri un giorno diranno, grazie al cavolo. Allora, adesso bisogna avvisare i parenti. Anche questo? Oh, com'è complicato vivere! Com'è complicato morire, qua. Volevo dire, com'è complicato sopravvivere. Certo ci sarà da far venire un accidente a questa povera gente a telegrafare di venire che Piero è morto. La gente, certamente, non bisognerà telegrafare con brutale franchezza la notizia del decesso. Certo. Io direi di telegrafare come si usa in questi casi. Sì, sì. Piero gravissimo, venite subito. Sì, benedetta figliola. Ma scusa, qua si sa che quando si telegrafa gravissimo vuol dire morto. Per non allarmarli. È per allarmarli, ho capito. Però, cara mia, si sa, tu stessa, che si sa che quando si telefona gravissimo, praticamente vuol dire è proprio morto. Tu stessa hai detto come si usa in questi casi, ecco. Allora telegrafiamo Piero grave. Non mi sembra, capirebbero che non vogliamo allarmarli con gravissimo, che invece è Piero gravissimo, cioè morto, ecco. Allora telegrafiamo, Piero non bene, venite subito. Non ci siamo. Non vorrai telegrafare Piero ottimamente, venite subito. Cara, non è tanto il non bene o non benissimo, quanto il venite subito che toglierebbe ogni valore all'eufemismo, ecco. E se telegrafassimo Filippo gravissimo, venite subito. Ma che c'entra Filippo se è molto Piero? Così non si allarmerebbero. Ho capito, non si allarmerebbero, ma non capirebbero nemmeno, ma scusami. E poi chi è questo Filippo? Sì, per dire un nome qualunque. E poi scusa, con questo espediente, noi potremmo telegrafare senza reticenze Filippo morto, Filippo crepato. Certo, allora direbbero, che ce ne frega, saluta a noi, ecco. Non credo. Per quanto non esista tra i loro parenti e amici nessun Filippo, io sono convinta che non potrebbero non provare alla notizia della morte di un loro simile quel minimo di umana pietà che non si nega nemmeno a un cane. Ho capito, ma non al punto da muoverti e venire qua, ecco. E allora partiamo ai parti. Gli diciamo che loro sono bravissimi e che
ritiro da subito. Mo senti, ma tu pensi che una persona si allarmerebbe di meno, sapendo che lei è lei stessa gravissima, piuttosto di un terzo, anche se molto caro, Come sei prolisso, Paolo! Io non lo so se ti sopporterò quando saremo sposati. Certe volte mi viene la tentazione di iniziare le pratiche della separazione fin da adesso. Insomma, devono capire, però comunque è anche non capire, ma nel senso che devono venire tutti al funerale senza avere la certezza che lui sia morto. Ma vuoi fargli credere che gli si fanno il funerale mentre vivo? Insomma, devono capire e non capire, va bene? Oh, e allora se telegrafassimo, vinto lotteria, venite subito per incassare. Oh, sai come si precipiterebbero, farebbero anche un viaggio felice. Ecco, poi non pensi all'arrivo, il contraccolpo sarebbe anche peggiore. Sarebbe come esporre una persona a una fonte di calore per poi immergerlo sotto una doccia gelata. Ecco. Lo fanno i norvegesi e si trovano benissimo. Lo so, si chiama sauna. E qua non siamo in Norvegia, qua siamo in Italia. E poi noi non dobbiamo creare delle perniciose illusioni. Dobbiamo soltanto creare uno stato di preallarme generico. Insisto con il mio testo. Vinto lotteria, venite subito per incassare. Lo casso! Ci metto la questione di fiducia. Beh, allora, senti una cosa. Tra il tuo sì e il mio no, adattiamo una via di mezzo, ecco. Usiamo soltanto una meneta, quindi sopprimiamo vinto la lotteria e telegrafiamo soltanto venite subito per incassare. È l'unica. Andiamo avanti. Andiamo, forza. Andiamo. Di cosa? Senta, dica lei che ce ne siete andati per una cosa urgente. Vai, amico.